Amici sportivi, benvenuti al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Un saluto da Davide Sardo, pronto a raccontarvi la super sfida, la partita dell'anno, la partita più importante della stagione nel campionato di Serie B2, girone I, tra la SEAP Pallavolo Aragona e l'Amando Santa Teresa di Riva, la seconda in classifica Aragona contro la prima in classifica, l'imbattuta Santa Teresa. Tra le due formazioni vi sono 6 punti di distacco. Aragona ha perso sabato scorso in trasferta contro Pizzo Calabro, mentre la squadra di Santa Teresa vince sempre, ha vinto anche sabato scorso a Castellammare di Stabia. Pubblico delle grandi occasioni alla Pala Nicosia di Agrigento, vi sono i tifosi del Santa Teresa, sono oltre di un centinaio. I tifosi dell'Aragona sono invece più di 200, pronti a sostenere e a supportare le ragazze di coach Paolo Collavini. La partita sarà diretta dal primo arbitro, la signora Daniela Esposito, e dal secondo arbitro Andrea Rizzo. Maglia gialla per il Santa Teresa di Riva, canotta bianco-azzurra per le ragazze della SEAP Pallavolo Aragona. Diamo lo sguardo ai due roster, formazioni quasi al gran completo. Manca soltanto il capitano della SEAP Aragona, Francesca Cusumano, infortunata. Poi ci sono tutte le migliori delle due formazioni. Cominciamo con le ospiti, alla sinistra dei vostri teleschermi, coach Pietro Camiolo. Può disporre della numero 3 Valentina Rania, la numero 13 Selene Richiusa, la numero 18 Benny Bertiglia, la numero 14 Claudia Grillo, la numero 10 Giulia Agostinetto, la numero 5 Emma Sturriolo, la numero 17 Alessandra Marino, la numero 12 Federica Foscari, il primo libero, la numero 8 Matilde Mercieca, la numero 7 Sara Casale, la numero 1 Giulia De Luca, la numero 11 Giordania Siracusano. La SEA Paragona risponde con la numero 1 Messina, numero 2 Marangone, numero 3 Baruffi, numero 4 Valente, numero 5 Composto, numero 7 Macedo, numero 8 Sicorello, numero 9 Cusumano, ma in panchina soltanto per dare conforto, aiuto alle compagne di squadra. La numero 10 Falcucci, 12 Camisa, 14 Bicchieri, 15 Gabriele, 16 Donasimiento. Allenatore Paolo Collavini. Ed ecco i due sestetti. Santa Teresa con la numero 3 Rania, poi gioca anche la numero 8 la centrale Mercieca, mentre Rania è schiacciatrice. La numero 10 Agostinetto in regia. Poi c'è anche la numero 13 Richiusa, la seconda centrale. Poi la numero 17, l'altro attaccante di banda, Marino. E poi con la maglia numero 18 l'attaccante più forte del Santa Teresa di Riva, Benny Bertiglia, il libero è Foscari. E adesso la SEAP Pallavolo Aragona. E adesso con le nomine, le mediamine, SEAP Pallavolo Aragona. Collavini manda in campo Martina Baruffi in regia. Poi la prima centrale, Ambra Composto. L'altra centrale, l'italo brasiliana Camilla Macedo. Poi Ilenia Camisa, la più in forma delle attaccanti della SEA Paragona. Poi l'opposto, Valentina Bicchieri. C'è anche Jacqueline Donasimiento con la maglia numero 16, l'altro attaccante di banda. Il libero è Martina Marangon. E adesso, amici sportivi, è tutto pronto per la super sfida. SEAP Pallavolo Aragona, Santa Teresa di Riva. In palio, punti per la promozione diretta in Serie B1. Santa Teresa in testa con 42 punti, SEAP Aragona che insegue a quota 36. Amici sportivi,
buona visione e buon divertimento a tutti gli appassionati di pallavolo. Si fanno sentire i tifosi del Santa Teresa, come detto sono oltre un centinaio presenti al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. L'ha raggiunta Agrigento con pullman e auto proprie. Batterà per prima la capolista con l'opposto Bertiglia. È tutto pronto per il fischio della signora Danila Esposito. Arriva anche il pallone e adesso si fa sul serio al Pala Nicosia. Si affrontano le due squadre più forti del girone. All'andata finì 3-0 per il Santa Teresa di Riva, con la Sea Paragona in formazione rimaneggiata per le assenze di Macedo e Donassimiento. Inizia la partita, Bertiglia al servizio, batte corto, Baruffi composto, 1-0 Sea Paragona. Combinazione veloce dal centro, ancora composto, chiude il primo punto per Sea per Paragona. Al servizio l'opposto Valentina Bicchieri. Bicchieri a servire. Ci fanno sentire anche i tifosi della Sea Paragona. Sono circa 200. Parte Bicchieri, batte benissimo, Rania in difficoltà, composto, 2-0 Sea Paragona, ancora Ambra composto. Rania, Ambra composto, favore a guardia, chiude il punto numero 2. Ancora Bicchieri a servire, Paragona. Bicchieri, secondo servizio consecutivo. Batte benissimo, Rania in difficoltà, Agostinetto, la fast della Mercieca, muro della Seap, in difficoltà la capolista, può contrattaccare la Seap Paragona, Baruffi chiama l'attacco, la composto che ne fa tre consecutivi, Ambra composto, 3-0 Seap Paragona. Combinazione fast vincente, e punto numero 3, Paragona. Inizio perfetto della squadra del patron Nino Di Giacomo, che ha preparato la partita nei minimi particolari, allenandosi con la giusta concentrazione e grande, grande determinazione. Ancora Bicchieri in battuta. Foscari, Agostinetto, arriva alla seconda linea Bertiglia, difende Marangon, poi Donassimiento, picchia forte e sono 4-0 Sea Paragona. Primo punto anche per Donassimiento. È una bolgia il Pala Nicosia. Ancora Bicchieri. Batte ancora bene Foscari. Agostinetto per la Mercieca che passa. Primo punto per la capolista Santa Teresa di Riva. 4-1 Sea Paragona. A servizio adesso Alessandra Marino. Parte la numero 17. Camisa, Baruffi. Palla ancora in gioco per la Santa Teresa di Riva. Marangon, che tuffo. Poi Donassimiento, picchia forte. Foscari è lì. Agostinetto in bagger per il capitano Rania, che può solo appoggiare. Contrattacco Sea Paragona. Baruffi per composto. Non c'è l'attacco potente. Allora contrattacco Santa Teresa di Riva. Marino può solo appoggiare. Allora Baruffi, altra chance. Sea Paragona. Bicchieri! 5-1 Bicchieri! Più 4-6 a Paragona, primo punto anche per l'opposto Valentina Bicchieri. Adesso Donassimiento in battuta. La concentrazione della brasiliana che batte benissimo, Foscari in difficoltà, Agostinetto chiude il punto con un tocco di prima. Secondo punto per le ospiti.
adesso in battuta la numero 8 Matilde Bercieca, centrale. Marangon, Baruffi per Cammisa, difende benissimo Rania, poi Agostinetto per Bertiglia, pallonetto, il tuffo di Marangon, Baruffi, Vicchiari, picchia forte, palla out di un paio di metri, secondo punto consecutivo per la formazione di Pietro Camiolo. 5-3 6 a Paragona, primo set, al servizio ancora Mercieca. Marangon, Baruffi per Cammisa che picchia forte, passa Cammisa, 6-3, una fucilata di Leia Cammisa. Da posto 4 mette palla a terra nel campo avversario, 6-3, 6 a Paragona. Ambra composta in battuta, tra le più positive a Pizzo Calabro. Parte Ambra composto, Foscari sbaglia completamente, Cammisa non chiude il punto, la palla è ancora in gioco per Santa Teresa. Rania picchia forte, muro out della Baruffi. Il capitano Rania porta a casa il quarto punto per Santa Teresa. Battuta la regista Agostinetto. ...6-4, più 2 Aragona. Marangon, palla buona adesso per Santa Teresa di Riva con Bertiglia. Quinto punto per Santa Teresa di Riva, riesce a passare l'opposto. Una bella alzata dell'Agostinetto. Altra battuta per Agostinetto. Donassimiento, Baruffi per Cammisa, pallonetto, salva tutto Marino, Agostinetto per Rania che passa ma salva Donassimiento, Baruffi in bagger per Ilenia Cammisa che va in cielo e mette palla a terra nel campo avversario dopo il tocco del muro. Altro attacco terrificante di Delia Cammisa, 7-5 più 2, 6 a Paragona, partita equilibratissima. A seguire partita Baruffi. Finora sempre avanti la 6 a Paragona. Adesso Martina Baruffi. Batte bene Foscari, Agostinetto, Rania, pallonetto, vincente. Arriva in ritardo Donassimiento, punto facile per le ospiti che mandano a servizio la stessa Valentina Rania, il capitano, la bandiera della formazione del Santa Teresa di Riva. 7-6, è una bellissima partita, posta in palio altissima. Donassimiento, Baruffi, Macedo, palla nascosta all'avversario. 8-6. Va a punti anche Camilla Macedo. Adesso Cammisa. Più 2-6 a Paragona, primo set della super sfida della terza di ritorno. Agostinetto, Alzenbagger per Marino, il muro c'è della 6 a Paragona, Baruffi chiama l'attacco, Donassimiento che picchia forte, Fosca di salva, Agostinetto per la pipe della Rania, il muro di Macedo, palla ancora buona per Santa Teresa, l'attacco della Bertiglia, salva Cammisa, corre Baruffi, ecco Donassimiento che picchia forte, palla direttamente fuori. Altro errore gratuito per le ragazze di Collavini, che dice comunque calma, calma le ragazze. Adesso richiusa in battuta per Santa Teresa. Richiusa a servire. La
concentrazione della numero 13, Camisa, Baruffi con una mano, Macedo, oh mamma mia che punto della Sea Paragona, palla ancora nascosta all'avversario ed è 9-7 Sea Paragona. Ultimo primo tempo, l'alzata perfetta di Baruffi per Macedo che va al servizio per la Sea Paragona. Foscari ad Ostinetto per Bertiglia, pallonetto difeso benissimo dalla Macedo, Baruffi, ecco la Biccheri che spara forte, salva tutto ad Ostinetto, poi Foscari per Bertiglia, altro pallonetto, Macedo è lì, Baruffi per la pipe della Camisa, vincente! Doppia cifra a Sea Paragona, 10-7 con Macedo che ha salvato i due pallonetti dolci della Bertiglia. E Camiolo non si fida, ferma la partita, time out per Santa Teresa di Riva. Una Sea Paragona concentratissima, 3 punti di vantaggio. Gara ancora lunghissima e aperta a qualsiasi risultato. 10-7, primo set, avanti la Sea Paragona. Si torna a giocare al servizio Camilla Macedo, anzi no, sì Camilla Macedo al servizio per la Sea Paragona, pensavo fosse Camisa, invece la brasiliana che va al servizio per le ragazze dell'Aragona. Più 3 Sea Paragona. La concentrazione della brasiliana, parte Macedo sul bagger della Foscari, Agostinetto per Marino e il muro di Biccheri, la palla è ancora buona per Bertiglia che picchia forte, salva Biccheri, poi arriva Camisa e sono 11-7 Sea Paragona, un'altra pipe perfetta della Camisa che attira forte. Ancora Macedo in battuta. Il fischio di Danila Esposito. Parte Camilla Macedo. 11-7 Aragona. Batte corto. Rania, Agostinetto, Marino. Passa la Marino. Da posto 4, ottavo punto per Santa Teresa di Riva, domanda al servizio l'opposto Bertiglia, la sua battuta, Marangone lì, Baruffi per Biccheri, palla ancora buona per la Sea, attenzione Baruffi chiama l'attacco, Dona Simiento, pallonetto salvato dalla Rania, poi Marino, picchia forte, il muro della Seap c'è, Agostinetto, ottimo il tocco di prima intenzione, una magia di Agostinetto, che poi esulta in faccia all'avversaria. Ed è 9 Santa Teresa, 11 Sea Paragona, Bertiglia ancora al servizio per la capolista. Camisa, Baruffi, Donassimiento, vincente, riesce a bucare il muro avversario. Punto numero 12, 12-9, continua ad avere 3 punti di vantaggio la Sea Paragona che manda al servizio Valentina Biccheri. Rania, Agostinetto per Bertiglia, punto 6 a Paragona,
non passa Santa Teresa di Riva. Palla sul nastro e poi nel campo della Santa Teresa di Riva. E 13-9 se a Paragona. Biccheri in battuta. Pirona una 6 a Paragona perfetta. Servizio di pochissimo fuori. Decimo punto per Santa Teresa. Marino in battuta. Parte Marino, Cammiselli, Baruffi, Donassimiento, piazza il colpo, salva Foscari, Agostinetto per Bertiglia che attacca, out, non c'è il tocco del muro, punto numero 14, 6 a Paragona, altro errore del Santa Teresa di Riva. Adesso Jacqueline Donassimiento in battuta, più 4, 6 a Paragona. Concentrazione della brasiliana che poi non riesce a battere bene, palla che non passa, punto regalato alle avversarie, primo errore al servizio della partita. 11-14, Mercieca in battuta, Marangon, Baruffi, palla spinta per Cammisa, vincente, che tocco della Cammisa! 15-11, riceve i complimenti delle compagne di squadra Cammisa perché ha giocato un punto fantastico. Ambra composto, in battuta per la 6 a Paragona che torna ad avere 4 punti di vantaggio. All'out, secondo errore consecutivo al servizio per la 6 a Paragona. Adesso Agostinetto, la regista del Santa Teresa. Donassimiento, Baruffi per Cammisa che continua a passare, continua a martellare Santa Teresa di Riva. Altro punto di Lenia Cammisa. Cerca e trova le mani al muro avversario e palla out. E punto numero 16 per la 6 a Paragona che manda al servizio l'alzatrice Martina Baruffi. Marino, Agostinetto, salva tutto Marangon, poi Baruffi, ecco Cammisa, un'altra fucilata della Cammisa, 17-12, immarcabile Cammisa per il muro della formazione ospite, più 5-6 a Paragona, Camiolo ferma la partita, secondo e ultimo time out per Santa Teresa. Partita fin qui perfetta della 6 a Paragona con altissime percentuali in ricezione, difesa e attacco con Cammisa sugli scudi. Due errori al servizio per la 6 a Paragona, zero errori in battuta per Santa Teresa. Più 5, siamo a metà primo set. Si torna a giocare, ancora Baruffi in battuta per la 6 a Paragona, il big match della terza di ritorno in Serie B2 Girone I di fronte alle squadre più forti del campionato. Santa Teresa in testa con 6 punti di vantaggio dalla 6 a Paragona. Parte Baruffi, altro bel servizio, Foscari è lì, Agostinetto, Rania, non passa, muro vincente di Ilenia Cammisa, 18-12. 1-1 vincente,
Baruffi al servizio, più 6, 6 a Paragona. Parte Baruffi, altro bellissimo servizio, ace! 19-12, Santa Teresa non vede la palla, più 7 Aragona. Giudicata out la battuta della Baruffi, palla nettamente in campo, primo cambio per Santa Teresa, se ne va Marino, dentro con la maglia numero 7, Sara Casale. Primo cambio per Pietro Camiolo, che ha già fermato per due volte la partita. Parte Baruffi, Foscari, Commisa, e sono 20, 20-12, momento decisamente negativo per la capolista contro un Aragone finora perfetta. Venti a 12. Parte Baruffi, Foscari in difficoltà, costinetto al Zenbacher, non passa la Bertiglia, poi Foscari per Rania, il capitano riesce a mettere palla a terra nel campo avversario, riesce a bucare il muro della Sea Paragona, il capitano Rania, e torna a fare punti il Santa Teresa, 13-20, Rania in battuta. Donassimiento, Baruffi, Macedo, salva tutto Rania, poi Casale, Barangon, poi sbaglia clamorosamente Martina Baruffi, regala il punto alle avversarie. 14-20, secondo punto consecutivo per le ospiti. Ancora Rania, Donassimiento, Baruffi, palla per Camisa, muro out di Casale, e sono 21-14, 6 a Paragona. Va Camisa in battuta, primo set finora straordinario per Ilenia Camisa, che sta martellando la capolista da ogni zona del campo. Out il servizio della Camisa, terzo errore al servizio per l'Aragona, tanto cambio per Santa Teresa, fuori la numero 13 richiusa, dentro con la maglia numero 1 Giulia De Luca, va in battuta De Luca. Con la sua battuta da dimenticare, era entrata proprio per servire e mettere in difficoltà Aragona, e invece ha commesso un errore clamoroso al servizio. 22-15 per la Sea Paragona, in grosse difficoltà Santa Teresa di Riva, l'imbattuta capolista. Parte Macedo, Rania, Agostinetto al centro, passa la numero 8 Mercieca, sale a quota 16 Santa Teresa. Altro cambio per coach Camiolo, adesso è il turno di Siracusano, fuori in Bertiglia, al suo posto con il numero 11 Giordana Siracusano. Va al servizio Siracusano. Parte la numero 11. Sbaglia Camisa.
altro punto per le ospiti. Time out, Sea Paragona, ferma la partita, coach Paolo Collavini. Vuole riportare alta la concentrazione in casa Aragona. Break del Santa Teresa, due punti consecutivi per provare a riaprire il primo set, dichiara Marco Aragonese, 22-17, ma di fronte c'è la capolista, capace di qualsiasi rimonta, capace di battere qualsiasi avversario in questo campionato di Serie B2, girone I. Ancora Siracusano in battuta, la neo entrata. Marangon, Baruffi, composto, vincente, piazza il colpo ombra composto e sono 23. Altro punto importante per l'Aragona, altro cambio per Santa Teresa, dentro Bertiglia, fuori Siracusano. Valentina Bicchieri in battuta per la SEAP Aragona. A due punti dal set la SEAP. Foscari, Agostinetto per Casale, Marangon. Non riesce poi Baruffi a rigiocare il punto. Ci ha messo la faccia Marangon, ci ha messo il fisico e il corpo, ma la bordata del Casale ha fatto male la SEAP Aragona. 23-18, Casale in battuta. Marangon in difficoltà, poi non c'è comprensione tra Donascimento e Cammisa, poi composto, poi Baruffi, attenzione Donascimento, picchia forte, muro, out, e solo 24! Per la SEA Paragona, una catarba di set point per chiudere il primo set al servizio Donascimento. Si alza il pubblico del Palanicosia, vuole accompagnare la SEA Paragona alla vittoria del primo set. Donascimento, Foscari, Agostinetto in bagger per Rania, picchia forte, muro, vincente della SEA Paragona, anzi no, palla ancora in gioco, Baruffi, Cammisa, 1-0 SEA Paragona, la capolista in ginocchio, 25-18, 1-0. Terrificante attacco di Ilenia Cammisa, la migliore del primo set per la SEAP Aragona, ed è 1-0 per la seconda della classe, la SEAP Pallavolo Aragona contro l'imbattuta capolista Santa Teresa di Riva. Gara ancora lunghissima, tutto può accadere, ma il primo set fa ben sperare perché l'Aragona ha giocato una pallavolo fantastica contro Santa Teresa di Roma. Alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di un'autoambulanza. Croce Rossa Italiana è partner di Palato Aragona. Squadra molto concentrata quella della SEA Paragona. Adesso aspettiamoci la reazione della capolista Santa Teresa di Riva, una squadra, come detto, capace di vincere 14 partite consecutive, di perdere solamente 3 set, 4 con quello di poco fa. Merita di stare in testa al campionato, una squadra di Pietro Camiolo.
e oggi la Seaf Aragona proverà a fare lo sgambetto alla capolista e cercare di riaprire il campionato. Primo set dunque vinto in maniera netta, convincente e strameritata dalla Seaf Aragona, 25-18. Sta per cominciare il secondo set tra la Seaf Pallavolo Aragona e il Santa Teresa di Riva, il big match, la super sfida tra le squadre più forti del girone I della Serie B2. Atlete che riguadagnano nel terreno di gioco, come sempre accompagnate dall'applauso spontaneo del pubblico di Agrigento. Al servizio sarà la Seaf Aragona con Camilla Macedo, Aragona in campo con la formazione che ha iniziato la partita, ovvero Maruffi in regia, bicchieri opposto, le centrali Macedo e Composto, gli attaccanti di banda sono Camisa e Donasimiento, libero Marangon. Dall'altra parte coach Camiolo schiera Agostinetto in regia, Bertiglio opposto, libere Foscari, poi c'è la numero 13 richiusa e anche Rania il capitano Marino e la numero 8 Mercieca come seconda centrale. 1-0 per Santa Teresa di Riva, a servizio richiusa. Palla buona, 2-0. Per Santa Teresa. Dice il primo arbitro, è punto 1-2. 2-0 per Santa Teresa. È iniziato bene questo secondo set. Gara in salita per la capolista. Altro servizio per richiusa. Marangon, Baruffi, bicchieri, salva richiusa, poi Agostinetto per Marino, il muro vincente di Ombra Composto in faccia all'avversario. Punto numero uno per Pallavolo Aragona. Primo punto per la Seaf Aragona in questo secondo set. Bicchieri in battuta. Bicchieri a servire. Parte Bicchieri, non passa la battuta della Bicchieri. Terzo punto per Santa Teresa. 3-1. Prima era al servizio e questo secondo set per le ragazze di Colladini. La battuta Bertiglia. Marangon, Baruffi per Bicchieri nella seconda linea, salva tutto Foscari, allora Costinetto in bagger per Marino che spara bene, palla in campo, attacco buono per Marino, 4-1 per Santa Teresa. Marino, 4-1,
meglio. Bertiglia in battuta. Parte l'opposto del San Teresa. Camisa in Bayern, Barucci per Donassimiento che passa da posto a 4. Punto numero 2 al lavoro ancora. 2 a 4. Va Donassimiento in battuta. Parte titolo brasiliana Donassimiento. La sua battuta che riesce a passare in difficoltà Santa Teresa, Marino, Barangone lì, Baruffi chiama l'attacco, la Composto 3 a 4, il punto della centrale Ambra Composto, l'altra fast che è andata a segno per Ambra Composto. Ancora Donassimiento in battuta. Foscari, Agostinetto. Fallo in palleggio di Agostinetto. Doppia. Parità 4 a 4. La palleggia dice, sono Agostinetto. Donassimiento in battuta. Errore di Donassimiento. Torna avanti Santa Teresa. 5 a 4 per la prima della classe. Sotto di un set. 25-18 per la Sea Paragona. Adesso in battuta la numero 17 Alessandra Marino. Donassimiento, Baruffi, Camisa, tutto perfetto in casa Aragona. Muro in ritardo, ma l'attacco della Camisa è stato perfetto, ha bucato il muro della formazione ospite. Parità 5 a 5. Adesso Ambra Composto, in battuta per la Sea Paragona. Rania, Agostinetto, il tuffo della Composto, Baruffi per Camisa, pallonetto, salva tutto Marino, in bagger Agostinetto per Rania, Valentina Bicchieri è lì, Baruffi in bagger per la palca della Donassimiento! Joclin! L'attacco vincente della brasiliana, 6 a 5 e 6 a Paragona, Paragona mette la freccia, sorpasso in questo secondo set. A 5, ancora Composto in battuta, in difficoltà Marino, corre Agostinetto per Rania che può solo appoggiare, la palla passa, allora Baruffi piazza il colpo, Martina Baruffi, una magia, 7 a 5. Più 2, 6 a Paragona. Ancora Composto al servizio per la Sea Paragona, avanti di 2. Parte Ambra Composto, batte benissimo, ace 8 a 5. Un'altra battuta perfetta di Ambra Composto. Camiolo ferma la partita. Altro primo time out del secondo set per Camiolo. Con il punteggio di 8 a 5 per la Sea Paragona.
parziale di 4-0 per le ragazze di Colladini. È già in campo il Santa Teresa di Riva, adesso arriva anche la Sea Paragona. Giudici di gara, può riprendere questo secondo partita set. Sono la signora Danila Esposito e Andrea Rizzo, entrambi di Latina. A servire Ambra Composto. Ambra Composto in battuta per la Sea Paragona. ...8-5 il risultato, parte Ambra Composto, Marino, Agostinetto in bagger per Rania, il muro out di Barucchi, torna a fare punti la squadra maglia gialla, le manda al servizio la centrale Merceca. Questa squadra costruita per vincere il campionato. Parte Merceca, non ha silento Baruffi, Macedo, non vede palla Santa Teresa, 9-6. Chiusa da Camilla Macedo, punto numero 9. Ottima intesa al centro Baruffi, Macedo. Martina Baruffi a servire. Adesso Baruffi in battuta. Adesso si fanno sentire i tifosi dell'Aragona, sicuramente soddisfatti della prova offerta a tutti dalla squadra della SEAP. Baruffi, Foscari, Agostinetto, la pipe della Bertiglia, vincente, palla a terra del campo avversario. Bel colpo della Bertiglia. ...9-7 per la Sea Paragona. Agostinetto in battuta. Parangon, Baruffi, Berbeccheri, che non passa, altra chance Sea Paragona, Cammisa, pallonetto, vincente, anzi no, è stata parte della Foscari. Gran tuffo della Foscari e poi attacco vincente del capitano Rania. Bel punto conquistato da Santa Teresa. Ancora Agostinetto a servire. 8-9. Ancora Agostinetto in battuta. Con la seconda. Punto per Santa Teresa che impatta, pareggia 9-9. Ma buona guardia sotto rete, richiusa. Il punto di richiusa. 9-9. Ancora Agostinetto. Parte l'alzatrice. Parangon, Baruffi per Cammisa, muro vincente. Rania, torna avanti Santa Teresa. Sostituzione, fuori Bicchini, dentro Falcucci, il primo cambio del match per coach Collavini. Va a riposarsi Bicchini, adesso il turno di Carolina Falcucci. Ma ancora Agostinetto in battuta, momento adesso difficile per la Sea Paragona. Con Santa Teresa in netta crescita, Marangon, Macedo e poi Cammisa può solo appoggiare. Allora contrattacco per la capolista, affidato a Bertiglia che cerca e trova il muro out dell'Aragona e scappa via Santa Teresa. Il coach con la linea costretto a fermare la partita. Time out 6 a Paragona sul punteggio di 9-11 avanti Santa Teresa.
torna a giocare. Ancora in battuta Giulia Agostinetto, altra fuoriclasse del Santa Teresa di Riva. Il fischio dell'arbitro, parte Agostinetto, il bagger rimane in gonna, poi non riesce ad alzare Baruffi. Baruffi poi per Falcucci che piazza il colpo, facile il contrattacco per Santa Teresa. Bertiglia, Marangon, poi Baruffi per Falcucci che non passa, muro vincente di Falcucci, chiusa di chiusa a muro del centrale, numero 12 12 Santa Teresa, 9 6 a Paragona, fuori Falcucci, dentro Biccheri, entra Biccheri al posto di Falcucci. Adesso è in partita Santa Teresa. Ancora Agostinetto. Agostinetto ancora in battuta. Con Assimiento. Baruffi, Cannisa. Palla ancora in gioco. Baruffi al centro per Maseto che non passa come vorrebbe. Agostinetto chiama l'attacco. Rania, pallonetto. Baruffi è lì. Marangone alza in bagger per Cannisa che spara forte ma trova un altro muro. Rania. Parziale importantissimo per Santa Teresa, 7 punti consecutivi. Agostinetto in battuta, 13-9, Marangon, Baruffi, Macedo, torna a fare punti la Seab. Camilla Macedo, combinazione veloce dal centro, punto numero 10, ottima veloce Baruffi, Macedo, Cammisa, Samir, Ilenia. Adesso Cammisa in battuta per la Seab Paragona. Parte Cammisa, Foscari, Agostinetto, Rania, pallonetto, il tocco della Macedo, poi Cammisa, Agostinetto è lì, Foscari alza in bagger per Rania che spara forte, palla buona, punto per Santa Teresa, 14-10. Più 4 per la capolista, è un set di svantaggio, il primo set vinto dalla Seab Paragona 25-18. Adesso Rania, il capitano in battuta, Marangon, Baruffi per Donassimiento, il muro tiene, palla ancora in gioco, Marangon può solo appoggiare, allora contrattacco per Santa Teresa, Bertiglia, il muro cede, la Seab Paragona, allora Marangon, arriva Cammisa, la pipe potente, Rania ci mette il bagger, poi Marino, palla vincente, attacco buono e altro punto per Santa Teresa che scappa via, più 5, time out Paragona. Momento non sicuramente per la Seab Paragona, ma di contro la capolista ha alzato l'asticella della concentrazione e della determinazione. Richiusa. Al servizio Rania. 5 punti di vantaggio per Santa Teresa.
Secondo set. Rania. Marangon, Baruffi, Donassimiento, salva tutto ancora Rania che sta giocando una partita fantastica. Poi Marino piazza il colpo. Difesa in ritardo della Sera Paragona. Più 6, 16-10. Adesso serve la migliore Seap Aragona per recuperare questo secondo set. Rania, Donassimiento, Baruffi per Biccheri. Il muro c'è della formazione ospite. Altra chance Aragona. Ancora Biccheri che picchia forte e buca il muro avversario. Da posto 2 per il punto numero 11. 11-16, torna a fare punti la Sea Paragona e manda al servizio Camilla Masiedo. Camilla Masiedo a servire per il punto numero 11. Ecco Camilla Masiedo. Foscari, Agostinetto, Bertiglia, il muro della Seap tiene, contrattacco Aragona, Baruffi, ancora Biccheri, vincente Valentina Biccheri! Terrificante il suo attacco da posto 2. Dodici, 16 e ancora avanti, di tanti punti, Santa Teresa. La parziale 2-0 per la Sea Paragona, ancora Masiedo in battuta. Foscari, Agostinetto al centro, passa, richiusa, ottima intesa con l'Agostinetto. Ed è punto numero 17 per le ospiti. Richiusa in battuta. Biccheri, Baruffi, Donassimiento, salva tutto Marino, poi vorrebbe l'attacco ma ci pensa Rania. Baruffi, il recupero di Marangon, poi Cammisa, Aragona c'è, altro attacco per la formazione ospite, ma c'è il muro sontuoso, fantastico di Ambra Combasto che fa impazzire di gioia i tifosi dell'Aragona. Numero 13 per la buona Aragona. Ambra Combasto, ancora lei. Valentina Biccheri a servire. Biccheri, 13-17, è una battaglia al Pala Nicosia. Foscari in difficoltà, Donassimiento, 14-17, non perdona la brasiliana. Ancora Biccheri in battuta. Biccheri a servire. Parte l'opposto, la palla passa. Marino, pallonetto, vincente, altro colpo piazzato e poi altro punto per le ospiti. Cambio Santa Teresa. Dentro Siracusano, fuori Bertiglia, va al servizio Siracusano. Nel primo set appena entrata, è stata al servizio. E porta a casa il punto. Siracusano. Battuta da dimenticare. Scuote la testa, coach Camiolo. Se ne va Siracusano e torna in campo Bertiglia.
15-18. Non ha niente in battuta. Scalda la mano la brasiliana, alza la concentrazione. Il fischio dell'arbitro. Rania sbaglia completamente, ha costretto in difficoltà. Corre Marino, palla adesso buona per la Sea Paragona. Composto, Fast vincente! Andiamo, urla Composto al pubblico di Aragona. Combinazione Fast vincente. Altra Fast di Ambra Composto. 16-18, ancora due punti di vantaggio per l'imbattuta capolista Santa Teresa di Riva. Ancora Giacolino. Donascimento. Ancora Donascimento in battuta. La brasiliana, la palla passa e porta a casa l'altro punto la Sea Paragona. Donascimento 18 Santa Teresa, 17 Sea Paragona. Al servizio ancora la brasiliana. Donascimento per picchia forte in difficoltà Santa Teresa, attenzione Composto, Baruffi Composto, corre Santa Teresa, corre Rania, corre Agostinetto, la palla passa Paragone lì, Baruffi per Camisa, parità remontata Sea Paragona 18-18. Time out Camiolo, ferma la partita, toglie anche gli occhiali, urla alle giocatrici Camiolo. È abbastanza nervoso il coach del Santa Teresa, che proprio alla vigilia della partita ha detto: è una gara come tante altre, non è la partita dell'anno per noi. Pari, si riapre il secondo set grazie ad una condotta di gara perfetta della Sea Paragona al servizio con Donascimento e poi Composto con le fast, i muri, gli attacchi di Camisa e Bicchieri. Gara ancora lunghissima. Agrigento, 18-18. È un inferno il Palanicosia di Agrigento. Ancora Donascimento in battuta. Parte la brasiliana. Rani in difficoltà, Agostinetto, Marino piazza il colpo, il muro c'è, però non riesce poi a salvare Camisa. Torna a fare punti Santa Teresa con un po' di fortuna, che non guasta mai. 19-18. Al servizio adesso Marino. Batte benissimo, Donascimento lì, Baruffi non riesce a sorprendere il sestetto avversario, Bertigli attacco potente, Donascimento in bagger, poi Baruffi, Camisa, una fucilata! E c'è il punto della Sea Paragona, anzi no, palla ancora in gioco, pazzesco, Bicchieri, attenzione, non passa. Quarto tocco Aragona, peccato. Era quasi punto per la Sea Paragona, Santa Teresa è riuscita a salvare e poi a conquistare il punto grazie all'errore di Valentina Bicchieri. Marino in battuta, torna più due Santa Teresa. Marangon difficoltà, Baruffi in bagger per Camisa che attacca forte, questa volta riesce a portare il punto e poi esulta con Collavini. Camisa, punto numero 19 alla gara.
composto in battuta. Si abbracciano le giocatrici della Sea Paragona. Fin qui hanno disputato una partita fantastica contro l'imbattuta capolista Santa Teresa di Riva. Ambra composto al servizio. Marino, Agostinetto, la pasta vincente. Battute Mercieca. 21-19, avanti Santa Teresa di Riva. La stessa Mercieca va a servire. In battuta la centrale Mercieca. Sono i punti decisivi del secondo set. Marangon, Baruffi, Macedo, vincente, l'intesa al centro, le urla di Macedo. Macedo, dominazione veloce dal centro, punto numero 20, Aragona. 20-21, l'umiltà, la generosità della Sea Paragona per provare a portare a casa questo secondo set. Martina Baruffi in battuta. Foscari, Agostinetto, la pipe della Bertiglia, errore clamoroso, prende la rete, l'opposto, la fuoriclasse, Bertiglia, sbaglia anche lei, e altro pareggio, 21-21, Baruffi in battuta. Parte Baruffi, la palla passa, Agostinetto in bagger per Rania che picchia forte, palla fuori di 2 metri, 22-21, sorpasso Aragona. Baruffi in battuta. Palla che scotta. Foscari in difficoltà, Agostinetto sbaglia l'alzata, quarto tocco, 23-21, Baruffi in battuta. Altro servizio per l'alzatrice della Sea Paragona, Foscari, Agostinetto, chiama l'attacco la Rania con il pugno, dice Macedo, poi Baruffi, Biccheri, una fucilata, 24-21! Valentina Biccheri! Pubblico in delirio al Pala Nicosia di Agrigento. Set point, Sea Paragona, attenzione! Ora Baruffi al servizio, in difficoltà Rania, poi l'attacco della Rania che piazza il colpo, attenzione Baruffi, Biccheri, out, c'è il colpo del muro e vinciamo anche il secondo set, la capolista in ginocchio, 2-0 Sea Paragona, la capolista trema contro la Sea Paragona che sta giocando una pallavolo fantastica. Solamente applausi per la Sea Paragona. Che è riuscita nell'impresa di rimontare il secondo set e a mettere a terra i palloni più importanti, quelli decisivi nel finale. Con una condotta di gara perfetta in ogni fondamentale. 2-0 Sea Paragona, roba da non crederci. L'imbattuta capolista Santa Teresa di Riva con oltre 100 tifosi al seguito. Al momento è sotto di 2 set.
Adesso serve l'impresa alla capolista Santa Teresa de Riva per recuperare questa partita. Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo per l'inizio del terzo set. Santa Teresa ricomincia con il sestetto base. Agostinetto in regia. Poi le centrali. Richiusa. Mercieca. L'opposto è Bertiglia. Le schiacciatrici. Ragna. E Marino. La Sea Paregona non cambia formazione, riparte con Baruffi in regia, Piccheri opposto, composto e Masiedo centrali, poi Martelli ricevitori, Donasimiento e Cammisa libero, Marangon il libero del Santa Teresa de Riva e Federica Foscari. Pronto per l'inizio del terzo set. Rania a servire per la squadra ospite, ma non ti sento più, Aragona, non ti sento! Al servizio sarà il capitano Rania del Santa Teresa. Gli arbitri sono Danila Esposito e Andrea Rizzo di Latina. Marangon, Baruffi per Donasimiento, salva Foscari, corre Agostinetto, Marino tira forte, Marangon, Baruffi, Biccheri, vincente Valentina Biccheri, non si ferma più! Valentina Biccheri, primo punto! 1-0 se a Paragona. La stessa Valentina va a servire! Biccheri in battuta. Parte l'opposto Biccheri. Marino, Agostinetto, Marino tiene il muro della Baruffi, poi Marino, c'è la copertura della Biccheri. Uno pari. Chiusa la centrale al servizio per la formazione ospite. Marangon, attenzione, Baruffi! Chiude lei il punto! Con la mano destra, in prima intenzione. Regala il secondo punto la Sea Paragona, 2-1. Adesso Jacqueline Donasimiento in battuta per la SEAP. Parte la brasiliana, sbaglia la battuta, parità 2-2. L'opposto Bertiglia del Santa Teresa. Marangon, Baruffi, composto, muro vincente di Marino. Lettura perfetta di Marino. Risulta come se avesse vinto la Champions League. Servizio Bertiglia che sbaglia
cambia clamorosamente. Parità 3-3. A servire con il numero 5, Ambra Composto. Ambra Composto in battuta per la Sea Paragona. Foscari allo stiletto, salva Piccheri, Baruffi, la parte della Dura, Simento fuori. Torna avanti, Santo Teresa 4-3. Marino. Eccola qui Marino, al servizio. Assimiento, Baruffi, Foscari, conclude Macedo, invasione, punto per la Sea Paragona, invasione fischiata alla Marceca, e 4-4, allora perfetta la direzione di Esposito e Rizzo, davvero due bravi arbitri. Baruffi, errore, secondo errore in questo terzo set al servizio per la Sea Paragona, punto regalato agli avversari che senza spanicare, forse 5-4. Adesso è Merceca in battuta, batte benissimo nell'assimiento Baruffi, Piccheri, Murata, vincente, numero di Agostinetto, mini break per Santa Teresa, avanti 6-4, questo terzo set, Paragona ha vinto i primi due set, 25-18 e 25-21, il secondo in rimonta, il primo nettamente, sempre avanti. Paragona, Baruffi per Piccheri, attacco potente della Piccheri, sta giocando una partita fantastica, forse la migliore prestazione della Piccheri quando indossa la maglia della Sea Paragona. Quinto punto Aragona, 5-6, e avanti ancora Santa Teresa. Camisa, la battuta. Oscar allo stiletto, attacco difeso dalla Camisa, poi Piccheri, duro, vincente, palla buona. Giudicato l'Inter, il lavoro, la squadra ospite per il numero 7. Settimo punto per Santa Teresa, e ancora due punti di vantaggio. Agostinetto in battuta. Barangon, Baruffi, Donassimiento, piazza il colpo, in difficoltà Santa Teresa, Rania, Camisa, poi Donassimiento e poi Camisa. Contrattacco per le ospiti, Agostinetto per Vertiglia, Barangon, poi Donassimiento, Foscari deve alzare la centrale, poi ancora salvataggio Barangon, Baruffi per Piccheri, vincente Valentina Piccheri, ma Barangon ha fatto di tutto per salvare gli attacchi della formazione ospite, c'è riuscita in pieno. Complimenti a Martina Barangon, che riceve anche i complimenti del coach Collavini. Sesto punto Sea Paragona con Piccheri, attacco vincente. Camilla Macedo in battuta. Parte Macedo sul bagger della Marino, Agostinetto in bagger per Bertiglia, che picchia forte ma non passa, non passa, puro vincente di Valentina Piccheri, parità 7-7. Macedo in battuta,
Casedo, parte benissimo Foscarelli, Agostinetto, Rania può solo appoggiare, Casedo, Baruffi, attenzione, c'è sempre Biccheri dall'altra parte della rete per la Sea Paragona, Dolassimiento picchia forte, Foscari salva tutto, Agostinetto, Rania questa volta picchia forte, ma il muro accende l'Aragona, altra chance per Santa Teresa, Bertiglia non passa, palla ancora buona, ancora Bertiglia che non passa, non passa. E allora Dolassimiento, ecco Baruffi, ecco Composto, ancora Composto! Tutti in piedi al palo di Cosia! Sorpasso Aragona, 8-7! Punto numero 8 per la SEAP Pallavolo Aragona. Camilla Masedo in battuta. Un punto di vantaggio per la SEA Paragona. Parte la brasiliana. Marino, Agostinetto al centro. Masedo il tutto, non riesce a difendere la SEA Paragona. Il tutto in richiusa. Parità 8-8. Rania, il capitano del Santa Teresa in battuta. Siamo già a 1:11 di partita. Parte Rania, Cammiselli, Baruffi non può alzare ma c'è Composto, chance importante adesso per il Santa Teresa, salva tutto la Sea Paragona, Baruffi, Composto, palla fuori, attacco out, 9-8, torna avanti Santa Teresa, terzo set, 2-7-0 per la Sea Paragona, ancora Rania in battuta. Donassimiento, Baruffi, Valentina Biccheri, tiene il muro della formazione ospite, poi Marino non passa, altra chance per Marino, altro muro se a Paragona, poi al centro c'è il tocco della richiusa, contrattacco Aragona, Donassimiento murata da Bertiglia, 10-8. Terzo set, 2-7-0 per la Sea Paragona, 25-18, 25-21 per le ragazze di coach Colladini. Ancora Rania in battuta, Donassimiento, Baruffi in bagger per Biccheri che può solo appoggiare con il pugno, allora contrattacco Santa Teresa, Agostinetto, Bertiglia picchia forte, viene il muro di Composto, Baruffi, Composto! Con tutta la potenza che ha in corpo, Ambra Composto, buca il parquet! Non appunto se a Paragona, 10-9, avanti ancora Santa Teresa, è una battaglia al Pala Nicosia. Biccheri in battuta, Rania, Agostinetto, Marino, il muro out di Composto. Marino, con le mani del tuo avversario, 11-9. Punto numero 11 per Santa Teresa, che manda al servizio la numero 13, Selene, richiusa. Batte corto, Donassimiento, Baruffi, Donassimiento, senza muro! Palla out, errore del Donassimiento. Attenzione, cambio Aragona, va a riposarsi Donassimiento, torna in campo Falcucci. Con il numero 10, Carolina Falcucci.
ancora richiusa in battuta per Santa Teresa. Camisa, Baruffi corre per alzare in bagher, arriva Biccheri, vincente Valentina Biccheri. Quanto è mancata la Biccheri alla Seap Aragona. Tanti infortuni, tante gare giocate non al meglio della condizione fisica. Adesso sta ritrovando la migliore forma Biccheri per provare ad aiutare la Seap Aragona a rincorrere il sogno chiamato B1. Decimo punto Seap Aragona al servizio Falcucci. Rania, Agostinetto, chiama al centro ma non passa, muro alto della composto. Merceca è riuscita a portare a casa un punto importante. Più 3 Santa Teresa, 13-10, 2 set avanti Seap Aragona. Bertiglia, Barangon, Baruffi, la fast la composto, vincente! Adesso è anche una sfida di nervi. Composto da servire! Ambra composto in battuta. Parte la centrale palermitana, parte benissimo Agostinetto in bagher, Marino può solo appoggiare, lì c'è composto Baruffi, Camisa, altro punto alla gola, corre Santa Teresa, ma spreca soltanto energie perché l'attacco della Camisa è stato potentissimo. 12 Seap Aragona, 13 Santa Teresa, ancora composto in battuta, terzo set, 2-7-0 Seap Aragona, 25-18, 25-21. Rania, Agostinetto, Marino, composto, poi Baruffi, poi Camisa, muro out, altro punto Seap Aragona, errore di Agostinetto ed è parità, 13-13. Ancora composto al servizio, batte corto, Marino è lì, Agostinetto ancora per Marino, legge bene l'attacco Baruffi, non passa l'Agostinetto, Marino tira forte, Falcucci in difesa, Baruffi palla alta per Camisa, il muro c'è, poi altra chance per Camisa che picca forte, attacco out. Torna avanti Santa Teresa, 14-13. Al servizio Alessandra Marino. Falcucci in difficoltà, corre Baruffi, palla alta per la Biccheri che può solo appoggiare, allora contrattacco. Santa Teresa, la fast, out! Non c'è il tocco del muro, ci ha provato la Merceca, ma senza fortuna, l'arbitro è da lì, a 30 centimetri, palla fuori, 14 pari. Adesso Baruffi, in battuta per la Seap Aragona. Nel secondo set le battute della Baruffi sono state decisive per portare a casa il set. Marino, Agostinetto, Merceca, il muro tiene, palla dall'altra parte del campo, Agostinetto per il capitano Rania, poi non c'è intesa tra Marangone e Falcucci, punto per la formazione ospite. 15 Santa Teresa, 14 Seap Aragona. Si asciuga il parquet del Pala Nicosia.
servizio Matilde Mercieca. Un punto avanti Santa Teresa. Falcucci, Baruffi per Bicchieri. Attacco vincente di Valentino Bicchieri. Che partita dell'opposto della SEAP. La miglior partita della stagione con la maglia SEAP Aragona per Valentino Bicchieri. Parità 15-15. Adesso Cammisa. Agostinetto con il pugno, Barangon corre, Baruffi chiama l'attacco, Falcucci che passa dal numero 10, Falcucci, 16-15. Più uno, Aragona. 16-15, ancora Cammisa al servizio. Foscari, Agostinetto, la pipe della Bertiglia, Cammisa è lì, Baruffi chiama l'attacco, Bicchieri che può solo appoggiare, un'alzata non perfetta, poi Bertiglia tira forte, il muro cede, la SEAP Aragona, Foscari, Rania riesce a trovare spazio nel campo avversario, si arrabbia con Lavini perché era un attacco telefonato quello della Rania. Non c'è stata la copertura difensiva. Parità. Agostinetto. Agostinetto in battuta. 16-16. Barangon. Baruffi. Falcucci. Muro tiene. Agostinetto corre. Rania può solo appoggiare. Macedo. Baruffi. Macedo non passa. Torna avanti Santa Teresa. Ancora Agostinetto in battuta. Barangon, Baruffi, Bicchieri picchia forte, bucato il muro avversario. 17 pari Valentino Bicchieri. Nuova importante parità. 17-17. Adesso Macedo. Un bacio con la Baruffi. Per tenere altissima la concentrazione. Parte Camilla Macedo. Bertiglia, Agostinetto, Rania, pallonetto coperto dalla Macedo, Baruffi per Bicchieri, il muro tiene, composto, non chiude, salva tutto Agostinetto, poi Rania, Baruffi salva, Macedo alza in bagger per Valentina Bicchieri che spara out, non c'è il tocco del muro, punto Santa Teresa. 18-17. Altro punto regalato alle avversarie. Rania il capitano in battuta per Santa Teresa, avanti di un punto e due set da recuperare. Siamo nel terzo set. Falcucci, Baruffi, attacco vincente di Bicchieri, continua a alzare palloni straordinari Baruffi per la Bicchieri ed è parità 18-18. Bicchieri in battuta, palla che non passa, altro errore in casa SEAP Aragona. Santa Teresa sale a quota 19 e manda a servizio la centrale richiusa. Riecco i punti più importanti del set. Cammisa, Baruffi, la fast della composto, il muro tiene,
Agostinetto, Alzenbagger per Marino, ancora composto! Composto 19 a 19, una partita da incorniciare per Ambra Composto. Falcucci a servire. Adesso Carolina Falcucci in battuta. Eccola qui, Falcucci, la sua battuta. Foscari, corre Agostinetto, Alzenbagger per Marino, che picchia forte, Marangon, braccia d'acciaio, poi Cammisa, lì c'è Agostinetto, poi Foscari per Marino, il muro tiene, ancora Marino, poi Agostinetto, anzi no, la Merceca, poi spara forte Marino, salva Marangon, Baruffi per Cammisa, ancora lei, Ilenia Cammisa, 20 a 19, avanti la SEAP. Time out chiesto da Camiolo. Ferma la partita il Santa Teresa. Comincia la battaglia, terzo set, avanti la SEAP Aragona 20 a 19, i primi due set li ha vinti la SEAP Aragona 25 a 18, 25 a 21. Falcucci in battuta per la SEAP dopo il time out di Camiolo. Marino, Agostinetto, Bertiglia, vincente, parità 20 a 20, a 20. Al servizio l'opposto Bertiglia. Il fischio dell'arbitro, parte Bertiglia. Marangon, Baruffi, Cammisa, corre Foscari, tutto inutile, punto 6 a Paragona, 21-20. Punto numero 21. Sono i punti più importanti della partita, con la 6 a Paragona che può sbrigare la pratica Santa Teresa in 3 set, roba da non crederci. L'imbattuta capolista è sotto 2-7-0, adesso 21-20. Composto, Foscari, Agostinetto, Marino, salva tutto Falcucci, Baruffi, Cammisa, pallonetto, vincente! Con la squadra completo e tutta un'altra 6 a Paragona, all'andata abbiamo perso 3-0, ma mancavano due giocatrici importanti, Don Assimiento e Macedo, adesso è tutta un'altra 6 a Paragona. Più 2 Aragona, finale di terzo set. Out per Santa Teresa, l'ultimo questo set per Camiolo. Atlete che rimane nel terreno di gioco, Maradona 22, Santa Teresa che arriva a 20. Che ritorna a giocare. Al servizio Ambra Composto.
parte Ambra composto. Rania, Rostinetto, Bertiglia, salva Biccheri, Baruffi, Cammisa, il muro c'è, Baruffi non riesce a chiudere, poi Marino, salva tutto Falcucci, Baruffi, la palla è mia, urla le compagne, Cammisa, altro salvataggio, poi Marino, il muro c'è della Sea Paragona, allora Bertiglia, Falcucci in tuffo, Macedo, poi Cammisa spara, out. Peccato, punto regalato ancora al Santa Teresa. Al servizio Alessandra Marino. Falcucci, Baruffi, Macedo, non passa, ma c'è il tuffo della Falcucci, poi invasione di Macedo, attenzione, protesta Macedo, parità 22 a 22. Time out chiesto da Collavini, momento no per la Sea Paragona. Santa Teresa sta ritrovando l'energia e la concentrazione giusta per provare a portare a casa il terzo set e allungare la partita. Adesso può accadere di tutto in questo finale incandescente al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Aveva due punti di vantaggio in questo finale. Adesso è parità al servizio Santa Teresa. Marino, attenzione. Marangon, Baruffi, Cammisa, passa la Cammisa! 23 a 22, una fucilata! Da posto 4 per la schiacciatrice di Altamura. Attenzione, 23-22, servizio di Baruffi. Errore. Peccato. 23 pari. Adesso Berceca. Ace della Berceca. 24-23, set point per Santa Teresa. Calma, urla la panchina con Lavini. Attenzione, set point Santa Teresa. Berceca, Marangon, Baruffi, Biccheri, vincente, parità 24-24, si va ai vantaggi, protesta Camiolo perché secondo lui la palla era fuori. Parità, Cammisa imbattuta, attenzione! Parte Cammisa. Ace! Palla buona! Match point, Sea Paragona! Punto numero 25 Paragona! Attenzione amici sportivi! È la palla del match! Cammisa imbattuta, tutti in piedi al panico, sia servizio di Cammisa. Marino, Agostinetto, Rania,
salva Marangon, attenzione Baruffi, Falcucci, la chiude, anzi no, palla in gioco, clamoroso, Falcucci, Baruffi, Bicchieri, salva ancora Santa Teresa, poi Rania, attacco salvato da Marangon, poi Falcucci, altra chance Santa Teresa, finale incredibile, Rania, salva Falcucci, corre Marangon, picchia, camisa, Costinetto, Marangon, ancora lei, Baruffi, Bicchieri, palla ancora in gioco, Baruffi, Falcucci, vincente, palla fuori, clamorosamente palla fuori, non c'è il tocco del muro, parità 25-25. Sembrava vincente l'attacco della Falcucci, non c'è stato il tocco del muro ed è parità, incredibile. Cambio se a Paragona, fuori Falcucci, dentro Don Nascimento. Sostituzione, cambio completo, rientra Don Nascimento. Onore e merito a Santa Teresa che ha salvato di tutto in quel punto, ma anche la Sea Paragona si è difesa benissimo. E adesso è parità 25-25, servizio per Agostinetto. Don Nascimento. Baruffi, Maseto non passa, Marangon è lì, Baruff per Bicchieri col pugno e allora contrattacco per Santa Teresa, Bertiglia picchia forte, Baruffi, Marangon, Maseto, incredibile, mamma mia, che finale, Bertiglia, out, palla fuori, altro match point, Aragona, Camiolo vuole anche aggredire l'arbitro adesso, non c'è stato il tocco del muro, si è visto benissimo dalla tribuna. Proteste inutili di Camiolo che stava per mettere anche le mani addosso all'arbitro. Oh mamma mia! Non ovviamente per colpirlo, ma per fargli capire che c'era stato il tocco del muro. 26-25, match point, Sea Paragona. Non c'è stato il tocco del muro, si è visto benissimo dalla tribuna. Ma corregge tutto il secondo arbitro. Clamoroso al Palanicosia, il secondo arbitro corregge il primo arbitro e il punto per Santa Teresa, incredibile, 26-25, time out per la Sea Paragona e match point, set point per Santa Teresa. Andiamo in confusione anche noi in questo finale incredibile dove è successo di tutto. La prima arbitro, la signora Esposito, aveva dato il punto alla Sea Paragona, poi il secondo arbitro ha corretto la sua decisione. Andrea Rizzo di Latina. 26-25 per la squadra ospite. Si è preso la responsabilità di correggere il primo arbitro. E adesso set point per Santa Teresa. 26-25 a servizio Agostinetto. Don Nascimento, Baruffi per Bicchieri, il muro tiene, attenzione, Agostinetto per chiudere il set, Rania, Marangon è lì, Baruffi per Bicchieri, che passa, parità, 26 pari, contro tutti e tutto, la Sea Paragona c'è. Sede in battuta, il fischio della signora Esposito, Agostinetto, Rania, non passa, match point, Sea Paragona,
il punto di Ambra composto, attenzione, fuori Bertiglia, dentro Casale per Santa Teresa, altro match point per la Sea Paragola, questa volta è valido il match point, attenzione. Macedo al servizio, match point Sea Paragona. Foscari, Agostinetto al centro, passa la Mercieca, parità. Marina 27 a 27, non finisce più questo terzo set. Dentro Bertiglia, fuori Casale. Al servizio il capitano Rania. Nascimento. Composto, Murata. Composto. Palla fuori. Set point per Santa Teresa. 28 a 27. Errore di Ambra Composto. Set point. Rania in battuta. Marangon, Baruffi, palla alta per la Bicchieri. Salva Rania, Agostinetto. Marino può solo appoggiare senza muro. Corre Baruffi, ancora per Bicchieri. Pallonetto salvato da Agostinetto. Foscari per Bertiglia. Salva Baruffi, poi Marangon, alza per Valentina Bicchieri. Palla fuori, vince il set, la formazione del Santa Teresa e poi l'esultanza di Cagnolo, come se avesse vinto anche lui la Champions League, ed è 2-1, ha paura la capolista Santa Teresa al Palasport Piccoli Cosi da Grigento, si riapre la partita. La Sea Paragona ha sprecato due match point e adesso si allunga il match, il big match tra la Sea Paragona e il Santa Teresa di Riva. Nel finale Santa Teresa ha trovato la giusta determinazione, ma tanti errori della Sea Paragona e la battaglia proseguirà nel quarto set. Squadre che hanno speso tantissime energie, soprattutto mentali, per un finale degno di un'altra categoria, due squadre fortissime. Santa Teresa in testa al campionato con 6 punti di vantaggio dalla Sea Paragona, non ha mai perso una partita, non ha mai giocato un tie break la squadra di Cagnolo. Mentre la Sea Paragona ha perso l'andata, la sfida contro Santa Teresa per 3-0 senza due giocatrici del calibro di Macedo e Don Assimiento, e poi ha perso sabato scorso a Pizzo Calabro per 3-7-2 e la Sea Paragona ha vinto la gara al tie break qui in casa contro
classifica Hondur Catania. Ecco i 6 punti di vantaggio tra le due formazioni. La battaglia prosegue nel quarto set, 2-7-1 per la Serb Aragona, 25-18, 25-21, 27-29. Maseido, a servizio la Serb Aragona con Camilla Maseido. Foscari, Agostinetto, Bertiglia, il muro della SEAP, altra chance per le ospiti, Marino può solo appoggiare, Barucchi è lì, composto Alzenbagger per Valentina Bicchieri che riesce a passare, 1-0 SEAP Aragona. Primo punto per la Aragona, 1-0, quarto set, ancora Marseillo. Ancora Camilla Maseido in battuta. Batte bene sul bagre della Foscari, poi Agostinetto al centro per la Merceca, chiude Bicchieri, poi Don Assimento non passa come vorrebbe. E allora contrattacco per Marino che picchia forte, palla fuori di 2 metri. 2-0 Serb Aragona che comincia benissimo questo quarto set. Dopo aver sprecato, buttato via la vittoria nel terzo set. Onore e merito a Santa Teresa che ha dimostrato tutto il suo valore. Camilla Maseido out, torna a fare punti Santa Teresa, il primo del quarto set, 2-1. 1-2 richiusa. Camisa, Barucchi, Don Assimiento, la palla è ancora in gioco, altra chance, sei a Aragona, Bicchieri salva Rania, corre Bicchieri, la Bertiglia, ma il punto è per la Sea Aragona. Aragona 3-1. Valentina Bicchieri in battuta. Agostinetto, Bertiglia, vincente. Bertiglia in battuta, un punto di vantaggio per la Serb Aragona. Quarto set, 2-7-1 Serb Aragona. Aragona che ha vinto i primi 2 set. Don Assimento, Barucchi, Bagher per la stessa Don Assimento che porta a casa un altro punto. Un attacco perfetto della brasiliana. 4-2. 4-2. Don Assimento a servire. Don Assimiento in battuta. Marino, Agostinetto, Marino tiene il muro della Serb, Don Assimiento, poi Camisa e poi Bicchieri può solo appoggiare. E allora contrattacco che potrebbe diventare facile per la capolista. Salva ancora Bicchieri, corre Barucchi in bagno, arriva Don Assimiento, murata, palla ancora in gioco, Bicchieri, poi Camisa si alza. Quarto tocco Camisa. Camisa sul nastro. Non passa. 3-4. Camisa. E allora terzo punto per Santa Teresa che vuole a tutti i costi il tie break. Marino. Marino in battuta. 3-4. Avanti l'Aragona. Don Assimiento, Barucchi con il pugno. Poi Marino in tuffo, poi l'attacco al centro, l'invasione della composto. L'invasione a rete iniziata. 4-4. Secondo arbitro, 4 pari. Ancora Marino.
Marino al servizio, Donassimiento, Baruffi si alza Cammisa, il muro tiene, poi salva tutto Marino. Rania può solo appoggiare. Baruffi la pasta e la composto. Rania picchia forte. Cammisa, Marangon, poi Donassimiento può solo appoggiare, in difficoltà adesso Santa Teresa, Rania picchia forte, Marangon è lì, Baruffi fa la spinta per Cammisa, la fucilata, poi composto. Ci pensa lei, palla filorete e poi palla a terra del campo avversario. 5-4-6 a Paragona. Ambra composto in battuta per la SEAP, avanti di 1, 5-4, quarto set. Marino, Agostinetto, Bertiglia, la pipe, out, palla fuori! Ci ha pensato un po' l'arbitro Esposito. Ma la palla era nettamente fuori. 6-4 per la SEAP. Parte composto, Foscari, Agostinetto, Rania, Vincente, il capitano, giocatrice di altissimo spessore. Quinto punto per le ospiti che mandano a servizio Merceca. Donassimiento, Rania, palla ancora in gioco, attenzione, Donassimiento per Cammisa che picchia forte ma non passa, altro errore di Lenia Cammisa, 6 pari. Cieca batte benissimo Marangon, poi Baruffi, allora Cammisa, questa volta piazza il colpo e fa bene perché arriva in ritardo la copertura di Mercieca. Sette a 6, avanti la SEAP, Baruffi in battuta. Foscari, Agostinetto, palla out, ma c'è l'invasione di Macedo. Parità 7-7. Agostinetto in battuta. Donassimiento. Baruffi, Macedo, oh mamma mia, che bel punto della Macedo! 8-7. Bel primo tempo, bella veloce, giocata con la Baruffi. E nonostante l'infortunio è in campo, ha stretto i denti per essere presente in questa super sfida e aiutare le compagne alla vittoria, alla ricerca del successo. Rania salva ancora Baruffi, palla nel campo del Santa Teresa. Marangon, altro tuffo, questa volta non ha fortuna, il libero della Sea Paragona, 8 pari. Rania. Valentina Rania, il capitano del Santa Teresa in battuta. Marangon, Baruffi, Macedo, passa la centrale brasiliana. 9-8, se a Paragona. Camilla Macedo in battuta.
Davis, in ritardo Foscari, sbaglia la ricezione, 10-8 più 2-6 a Paragona, quarto set, 2-7-1 a Aragona. Ancora Camilla Maceido. Rania, Costinetto per Marino, il muro vincente di Valentina Bicchieri in faccia all'avversario. Un muro che fa male, molto male. 11-8. Ancora Maceido a servire. Camiolo ferma la partita, time out Santa Teresa. Torna a giocare, quarto set, 11-8 6 a Paragona. Camilla Maceido in battuta. Palla fuori di pochissimo. Ha cercato la riga, non l'ha trovata Maceido. Punto facile per Santa Teresa. Selene richiusa in battuta. Giacomo Nascimento, Baruffi per la stessa della Nascimento che piazza il colpo. Punto Aragona. Don Nascimento. Anche lei sta giocando la partita fantastica. Bicchieri in battuta. Foscari, Agostinetto, Bertiglia, vincente, ottimo attacco della Bertiglia. Bertiglia, il punto numero 10. 10, 12, ancora due punti di vantaggio per la SEAP. Adesso il servizio per Bertiglia. Parte l'opposto del Santa Teresa, Camisa, Baruffi per Don Nascimento, Foscari salva, attenzione, litigano con posto Camisa, palla per Baruffi, Don Nascimento piazza il colpo, Ranielli, poi Marino, attacco salvato da Marangon, corre Camisa e poi Marangon dall'altra parte del campo, contrattacco Santa Teresa, Marino, pallonetto. Baruffi poi composto, attenzione, invasione di Marino che alza la mano sportivamente, ammette l'errore. E allora Sea Aragona, granitica, salva tutto. 13-10 più 3 Aragona, quarto set. In battuta Don Nascimento. Foscari, Agostinetto, la pipe della Bertiglia, salva Marangon, arriva Baruffi, poi Bicchieri non può attaccare come vorrebbe. E allora contrattacco per le formazioni ospite, sbaglia, Rani, sbaglia la Merceca, punto 6 a Paragona, 14-10. Errore clamoroso in casa Santa Teresa, che manda la 6 a Paragona al più 4. Don Nascimento in battuta. Marino, Agostinetto, Marino, pallonetto, il tocco di composto mette in difficoltà Bicchieri, pallonetto allora vincente per Alessandra Marino.
15-14, Marino in battuta. Anche questo quarto set si prospetta lunghissimo e combattuto. Assimiento, Barangon, palla alta per la camisa, Kimbagger può solo appoggiare, allora Santa Teresa che può ancora andare a punti, Rania, pallonetto, Barangon in tuffo, Baruffi vuole palla camisa, ecco la servita, Foscari, poi Rania può solo appoggiare, allora camisa, Baruffi, altra palla per camisa, muro vincente di Merceca Costinetto. Peccato, altro punto per Santa Teresa, altro attacco sprecato per la Sea Paragona. Ancora Marino in battuta, due soli punti di vantaggio per la Sea Paragona. E 2-7-1 per la Sea Paragona. Barangon, Baruffi, la fase l'ha composto. La palla è nel campo dell'Aragona, allora Marangon, palla alta per la camisa che spinge l'attacco. Poi Rania, spara out, il capitano ha preso malissimo la palla, l'ha colpita in maniera inguardabile. 15-12 per la Sea Paragona, Ambra composto in battuta. Sentire i tifosi del Santa Teresa, batte benissimo composto sulle braccia della Marino, poi tiene il muro della Seap, attenzione Baruffi, Macedo, punto Aragona, 16-12, più 4, torniamo a più 4. Ancora Ambra composto, mentre Camiolo pensa ad una mossa dalla panchina. Composto Marino, Agostinetto, Rania, passa la Rania, camisa salva tutto, Macedo c'è, altra chance per Rania, il muro tiene, attenzione Donassimiento, non riesce la Seap a rigiocare il punto, e allora Santa Teresa che sale a quota 14, anzi 13, 16-13. Al servizio Merceca, per le giallo-nere del Santa Teresa. Donassimiento, Baruffi, Macedo, Murata, Baruffi è lì, poi lotta sotto rete, Agostinetto, Rania, Piccheri, Baruffi, palla alta per la camisa che si alza, il muro c'è del Santa Teresa, allora Agostinetto, allora la fast della richiusa che non va a buon fine, Rania picchia forte, Donassimiento lì, Baruffi per Camisa, vincente l'attacco di Lele Camisa, un punto importantissimo, 17-13, doppio cambio, Santa Teresa, rientrano in campo De Luca e Casale, fuori Bertiglia, esce anche Agostinetto, in banca vanno le due fuori classe del Santa Teresa, Agostinetto e Bertiglia. Dunque Santa Teresa senza palleggiatore, dovrebbe intanto chiede la verifica della formazione Rania, dovrebbe alzare dunque la De Luca, intanto Baruffi al servizio, più 4-6 a Paragona, quarto set, Foscari, eccola qui De Luca, il palleggio,
l'attacco telefonato. Allora Camisa che continua a passare e continua a portare punti a casa la Seat Paragona. 18-13 più 5. Ancora Barucchi. Barucchi non deve servire. Time out è chiesto. Camiolo ferma la partita. Time out per Santa Teresa. Santa Teresa è già in campo, arriva anche la Seat Paragona. 18-13, 5 punti di vantaggio per la Seat in questo quarto set, 2-7-1 Seat Paragona. Baruffi in battuta. Foscari, De Luca, Casale, va a segno la Casale, da posto 2, 14-18, ma la stessa Casale al servizio. Batte corto, palla out, punto per la Seat Paragona, palla fuori nettamente, 19-14, attenzione, si torna in zona punti decisivi, parte Camisa, batte benissimo, difficoltà Marino, poi De Luca, poi Casale, Camisa è lì, poi chiude il punto con tutta la rabbia che ha in corpo, ma c'è invasione di richiusa, è punto 6 a Paragona, 20-14, Camiolo rimanda in campo le fuoriclasse, Bertiglia e Agostinetto, fuori De Luca e Casale, ne ha provate tutte Camiolo per provare a fermare la Seat Paragona oggi in formato super. Paragona che ha preparato la partita nei minimi particolari, una settimana intensa di allenamenti. Ace! Ce ne andiamo sul 21-14! Santa Teresa! È un pugile che barcolla! Sotto i colpi di una Seat Paragona scatenata. Pubblico in delirio alla Pala Nicosia d'Agrigento. Agostinetto chiama l'attacco. La Rania, Barucchi, corre Biccheri. Tutto inutile, punto per Santa Teresa con Rania. 15-21. Va il capitano della Santa Teresa, l'ultimo ad arrendersi. Parte Rania. Don Nascimento, Barucchi per la stessa Don Nascimento. Attenzione, vincente! Jacqueline! Don Nascimento! 22-15. A 3 punti dal match la Seat Paragona, a 3 punti dalla prima sconfitta in campionato la formazione di Camiolo. Macedo in battuta. 22-15. Batte corto Ranielli,
Agostinetto, Marino, pallonetto, vincente, bel tocco della Marino. Palla dietro il muro, vincente per Marino, 16-22. 16-22. Richiusa a servire. Adesso richiusa. Adesso la SEAP non può più sbagliare, non può distrarsi. Parte richiusa. Cammisa, Baruffi, Don Assimiento, non passa, vincente il muro di Bertiglia. 17-22. Time out di Paolo Collavini, ferma la partita, la SEA Paragona. Si torna a giocare, riprende la battaglia del Paranicosia di Agrigento. 22-17, avanti Aragona, quarto set, 2-7-1 Aragona. Al servizio Santa Teresa con Selene richiusa. Don Assimiento, Baruffi, composto, la fast perfetta! 23-17! Bicchieri in battuta. 23-17. Bicchieri. Parte Bicchieri. Foscari. Agostinetto. Bertiglia. Il muro. Out di Don Assimiento. Di pochissimo. Attenzione. Punto Aragona. Protesta Santa Teresa. Attenzione, Esposito, il primo arbitro, assegna il punto alla SEA Paragona. Match point, una caterva di match point. 24-17. Bicchieri al servizio, non passa. Altro match point, 18-24, questa volta sul servizio della Santa Teresa. Bertiglia. Bertiglia in battuta. Marangon, Baruffi, composto. Vincente! Anzi no, palla fuori. Numero 19, a Santa Teresa deriva. 19-24. Fuori di pochissimo. Terzo match point, ancora sul servizio del Santa Teresa con Bertiglia. 24-19. Cammisa, Baruffi, composto, vittoria! 3-1, la capolista cade al Paranicosia d'Agrigento. Vittoria strameritata per la squadra di coach Collavini, che vendica la sconfitta dell'andata. 3-1 per la SEA Paragona. Con questi parziali 25-18, 25-21, 27-29, 25-19. Prima sconfitta in campionato per la capolista Santa Teresa di Riva, che adesso ha soltanto 3 punti di vantaggio dalla SEA Paragona, che si regala un weekend perfetto. Partita monumentale della squadra di coach Paolo Collavini e vittoria meritata per le bianco-azzurre, che battono 3-1
l'Amando Santa Teresa di Riva. Da Davide Sardo è tutto, grazie per l'attenzione, a risentirci.